Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Occhi di Gatto. Infatti il 22 di giugno è uscito il primo cofanetto della prima stagione appunto di Occhi di Gatto per Koch Media. Quest'anime è uscito sia in DVD che in Blu-ray e in questo caso specifico, visto che ho appunto la versione in Blu-ray, all'interno del cofanetto ci sono 5 dischi per un totale di 36 episodi. Come vi dicevo, in questo cofanetto c'è tutta la prima stagione in alta definizione e nella sua versione non censurata. Ora vi mostro brevemente come è fatto il cofanetto. Questa qui è l'esterno e poi ovviamente all'interno ci sono i 5 dischi e un booklet che a me è piaciuto veramente tanto, perché c'è il riassunto di ogni episodio con qualche clip, giusto per avere un'idea, e poi sono presentati tutti i personaggi con delle bozze, delle scene, sia in bianco e nero che a colori, una breve presentazione, insomma l'ho trovato molto curato. Occhi di Gatto è la versione anime dell'omonimo manga, Cat's Eye, ed è suddiviso in 2 stagioni. La prima in particolare segue proprio le vicende del manga. In Italia andò per la prima volta in onda nel 1985, nonostante io non fossi nata in quegli anni, quando ero piccola effettivamente trasmettevano ancora Occhi di Gatto, infatti mi è rimasto proprio impresso nel cuore perché mi piaceva tantissimo la sigla cantata da Cristina D'Avena, veramente top. E poi era un cartone comunque che mi divertiva veramente tanto e sono rimasta molto colpita dal ritrovarmi a ridere ed essere comunque emozionata anche adesso a distanza di tanti anni guardando appunto lo stesso anime. Occhi di Gatto è la storia di 3 sorelle che rubano cimeli e opere d'arte appartenute al loro padre e fanno tutto questo per appunto risolvere il mistero che c'è dietro alla sua scomparsa. E mentre di notte rubano, di giorno hanno una vita completamente differente. Infatti hanno un locale che si chiama proprio come la loro banda, Occhi di Gatto, proprio per non destare sospetti, ed è una sorta di caffetteria. Kelly e Scile Tati sono delle ragazze veramente molto in gamba, astute, abilissime, però hanno anche un piccolo aiutino, perché infatti Scile è fidanzata con l'investigatore che da un sacco di tempo dà la caccia appunto a queste 3 ladre. Ogni episodio si concentra bene o male su un caso, un certo furto che devono mettere in atto le 3 sorelle, ed è bello vederle in azione perché sono veramente molto intelligenti, trovano sempre qualche stratagemma, inoltre avvisano in anticipo la polizia che andranno a rubare, quindi tutte le volte ti cervelli per capire che cosa faranno, visto che loro lo sanno, sono lì, ti controllano e tutte le volte riescono veramente a stupirti. Poi puntualmente c'è Matthew, l'investigatore, che non capisce niente, o meglio, ogni tanto ha delle intuizioni buone, però fallisce miseramente ed è molto comico questo. È bello che ci sia comunque questa dualità, ci sia una parte magari un po' più seria, un po' più profonda legata al rapporto fra le sorelle, il rapporto che avevano con il padre, comunque i furti, ci sono comunque anche delle situazioni abbastanza di tensione, di pericolo, e poi magari ci sono delle scene un po' più comiche, un po' più buffe che bilanciano bene secondo me questo anime. Non si parla però esclusivamente di criminalità, di opere d'arte e quant'altro, ma ci sono dei temi secondo me veramente molto interessanti a partire dal rapporto fra sorelle. Le 3 sorelle protagoniste infatti hanno 3 età ben distinte, diverse, ed è bello vedere come sono unite ma allo stesso tempo come bisticciano, litigano, e vedere 3 vite completamente differenti nonostante la vera e propria protagonista della storia sia Scile, ovvero la sorella, diciamo, di mezzo. È quella che viene un po' più approfondita, che seguiamo meglio, anche per il suo intreccio amoroso con Matthew, e è una ragazza che da una parte è veramente molto forte, determinata, poi vabbè, bellissima, molto abile, sinuosa, e dall'altra parte però sa anche essere un po' capricciosa, e nonostante a volte la vediamo un po' arrabbiata e scontrosa anche con Matthew, perché è un po' sciocco, sa essere veramente molto tenera, e mi piace che i personaggi siano così ben sfaccettati, nonostante abbiano un ruolo diciamo fisso all'interno della storia, non sono mai unicamente quello, comunque mostrano tante sensazioni, tante personalità diverse come le persone normali, e secondo me è una rappresentazione veramente molto importante. La sorella forse che io preferisco è Kelly, perché è quella più grande, con maggiore responsabilità, è sempre bella, pacata, rilassata, cerca di trovare sempre una soluzione a tutto, non so, mi trasmette molta tranquillità. Si parla molto anche di identità, in particolare della difficoltà di trovare un equilibrio fra la propria vita personale e quella diciamo professionale, o semplicemente dell'avere 2 vite, perché alla fine le nostre protagoniste di giorno sono delle bariste, lavorano in una caffetteria, di notte invece sono delle ladre. Anche Matthew per esempio fa l'investigatore, un mestiere veramente molto intenso, comunque che coinvolge veramente tanto, e fa fatica a ritagliarsi dei momenti per se stesso,
ma soprattutto del tempo da dedicare a Sheila, quindi alla sua vita sentimentale. E nel corso dell'anime vediamo come tutte queste piccole cose cercano di trovare un posto, di incastrarsi, vediamo veramente crescere i personaggi, così come cresce la relazione fra Matthew e Sheila, una relazione che all'inizio sembra un po' freddina, sembrano un po' distanti i due personaggi, ma con il tempo si capirà tutto. Il punto di forza di questo anime secondo me è che riesce a mescolare molto bene delle scene di azione, dinamiche, adrenaliniche, con dei momenti invece un po' più riflessivi, sentimentali, che ti fanno sentire a casa. E nonostante comunque sia un anime ambientato in Giappone, in una società completamente diversa dalla nostra, ci sono comunque tanti punti di incontro, secondo me, ci si può rivedere facilmente in queste, soprattutto nelle tre ragazze, almeno io mi vedo molto in loro. I disegni di questo anime personalmente mi piacciono veramente tanto, a partire dai personaggi, nonostante non siano particolarmente dettagliati, soprattutto in viso, e magari alcuni personaggi si assomiglino molto fra di loro, trovo che le tre ragazze siano veramente bellissime, anche nella loro fisicità sanno essere molto scattanti, molto agili, proprio come delle gatte, e appunto non a caso si chiamano occhi di gatto, hanno questo sguardo secondo me veramente molto magnetico. Mi sono piaciute molto anche le ambientazioni di questo anime, perché è ambientato appunto in Giappone ed è un posto che a me affascina veramente tanto. Non solo i luoghi all'aperto secondo me vengono resi veramente molto bene anche attraverso dei colori vibranti, ma anche i luoghi al chiuso, ad esempio nei casinò ci sono queste luci soffuse, veramente spettacolari. C'è anche una grande varietà di luoghi, una cosa che secondo me arricchisce ulteriormente l'anime, perché la storia non è mai solo ambientata in città, in un posto chiuso, ci sono scene anche in montagna, al mare, in posti un po' più esotici, insomma c'è tanto da vedere e da scoprire. Sarà poi che ho rivisto recentemente l'anime in alta definizione, questo non lo so, però mi hanno colpito veramente tanti disegni, perché non sembrano affatto vecchi o datati, così come le animazioni funzionano benissimo anche oggi, non hai la sensazione che qualcosa sia un po' arrugginito o un po' statico. Ci sono delle scene dinamiche veramente molto belle. Anche la colonna sonora gioca un ruolo molto importante all'interno di questo anime, nonostante ci sia una sorta di ripetizione delle musiche, secondo me è stata ben studiata per darti un po' di agitazione e di angoscia quando ad esempio le ladre fuggono e non sai se verranno arrestate, non sai se ce la faranno questa volta a fuggire, se Matthew scoprirà che Sheila è una della banda di occhi di gatto, e nei momenti più drammatici sa metterti invece tantissima angoscia, e quando invece succede qualcosa di buffo e di divertente sa veramente distenderti e rilassarti, quindi secondo me è studiata veramente molto molto bene. Riguardandolo oggi poi mi ha ricordato molto Lupin e Charlie's Angels, non per un motivo in particolare, forse semplicemente per il mix dei colpi, dell'ingegnosità, dei furti che vogliono mettere in atto, il fatto che studiano proprio queste tre ragazze i modi per entrare, per manomettere magari la sicurezza, costruire accessori per poter fuggire o per creare un diversivo, insomma io la trovo affascinante tutto questo, è veramente una serie di intrattenimento secondo me. Questa era quindi la mia opinione su Occhi di Gatto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di questo anime, se lo avete mai visto, che impressione vi ha fatto. Io personalmente l'ho adorato anche adesso a distanza di molto tempo, certo molte cose me le ricordavo in maniera diversa, appunto perché sono passati tanti anni da quando lo vidi la prima volta, e non lo so, sono rimasta colpita che mi piacesse ancora così tanto come un tempo, quindi fatemi sapere la vostra, perché sono veramente molto curiosa di confrontarmi con voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!